Quante volte abbiamo visto questa scena? Dite la verità. Quante volte? Quello che vi presento oggi è un sistema completamente innocuo per loro, non gli fa assolutamente niente, ma ci può aiutare a tenere lontane le nostre colture. Vi mostro tutto dopo la sigla. Avete presente le lumache? Quelle che ci mangiano tutte le verdure, tutte le insalate, ci mangiano tutto, praticamente tutto. Abbiamo provato qualunque tipo di rimedio per scacciarle, io parlo solo per scacciarle. Abbiamo provato i gusci delle uova macinate, abbiamo provato la segatura, abbiamo provato la polvere di caffè. Io le ho provate tutte queste, a volte va, a volte un po' meno. Dopo un po' ovviamente perdono il loro effetto. Sono arrivato sino al Ferramol, ma purtroppo le ammazza e io, se posso evitare, lo faccio volentieri. Parlando con Agrarzone, che mi ha mandato questi oggettini in test, è venuto fuori, che io neanche lo sapevo dell'esistenza, probabilmente neanche voi, che esiste un dissuasore a batteria per le lumache. Io sono caduto dal pero, non lo sapevo, non l'avevo mai sentita questa cosa qui. E in effetti in Italia se ne parla poco, ma evidentemente all'estero è un prodotto che va abbastanza bene. Quindi per curiosità, solo per curiosità, ho chiesto di provarne uno e di vedere un po' come funziona. Ora ve lo presento qui nel laboratorio, vediamo un po' i componenti principali, ma è una sciocchezza veramente per principio di funzionamento. Dopodiché, appena il tempo migliora, vi faccio vedere come si monta e ovviamente non metterò le lumache vicino per far vedere come funziona, non le voglio maltrattare in nessun modo. Quindi vi faccio vedere solo il funzionamento e poi, a distanza di qualche settimana, vi dirò poi il mio parere, magari con un breve video sia su YouTube che su Amazon e Facebook. Allora, questa è la centralina. Il principio di funzionamento è molto semplice. Avete presente la recinzione elettrificata contro i cinghiali? Ci sono due fili elettrici, passano ad alta tensione, a bassissima corrente, non è mortale assolutamente. Quando l'animale tocca il filo, prende una leggera scossa sul naso, ma più che altro è un pizzico, non può dar fastidio, lo fa spaventare più che altro, e l'animale non si avvicina più. Questo segue lo stesso principio. Funziona con una batteria 9 volt che io ho già attivato e compresa poi nella confezione. È tutto completamente impermeabile ovviamente, e da questa centralina partono i due connettori. Tenete conto che adesso la centralina è accesa, eh? Vedete, io ho premuto check, ho già collegato la batteria, si accendono i due led verdi, significa che è tutto a posto, nel senso che la batteria è carica e che c'è tensione nei cavi. Questa è la tensione che sentite, cioè zero, non si sente assolutamente niente. Il montaggio è elementare, viene fornita in dotazione questa barra metallica autoadesiva. Questa si può incollare sul legno, sul ferro, su tutti i materiali, sul muro, non ha bisogno di altri tipi di appigli per essere fermata. E una volta che noi siamo pronti all'installazione, semplicemente fermiamo questo connettore sul dispositivo di trasmissione della corrente, sul nastro. Basta, finito, il collegamento è fatto. Non occorre che il nastro torni al punto di partenza, si possono lasciare anche due capi aperti e, volendo, si può integrare il kit con un connettore che ad esempio va da un cassone ad un altro, come nel mio caso. Semplicemente ci sono in dotazione altri porta connettori, si collega la prolunga in un punto qualunque della banda che abbiamo montato precedentemente, sempre tramite il suo connettore, si porta a una distanza di un paio di metri lì dove abbiamo l'altro cassone e si collega nuovamente alla banda qua, con uno parte e con l'altro arriva. Ancora due parole sullo snail stop. La lunghezza massima che si può alimentare con questa centralina è di circa 30 metri, quindi ci si munisce di più prolunghe e ovviamente di altri nastri, 30 metri al massimo. Vi è una sicurezza contro il cortocircuito, vi faccio vedere. Metto in corto le due barre. Può capitare, ovviamente non succede nulla, non ci sono scintille, non si surriscalda, niente. Se noi premiamo la centralina, ecco, resto fermo, segnala con un led rosso intermittente che c'è qualche problema. Dal momento che ho risolto il problema e clicco check, torna tutto con i led verdi. È una cosa utile, una funzionalità di controllo che ci può venire in aiuto nel caso dovessimo avere dei problemi in caso di cortocircuito. Funzionamento ovviamente è semplice, noi posizioniamo questo intorno al cassone, dalla parte esterna ovviamente. Quando la lumaca dal terreno cerca di superare il limite del cassone, arriva qui sulle due bande conduttrici, riceve un leggero formicolio
che a lei dà molto fastidio e semplicemente torna indietro. Non è mortale, non fa danni all'animale e possiamo cercare così di contenere l'avanzata in modo naturale, senza alcun tipo di sostanza tossica, delle lumache. Tenete conto che se la stagione è piovosa come è iniziato adesso, ne avremo veramente tantissime e non sempre i metodi naturali funzionano. Ci spostiamo nell'orto, vi faccio vedere come funziona. La messa in posa del fermo è molto semplice. Io provvisoriamente ho messo la centralina lì all'interno del cassone. Vi confermo che l'adesivo è molto tenace, attacca benissimo sul legno. Come vi dicevo pochi minuti fa, non è importante, non è richiesto che il circuito venga chiuso là da dove parte, può rimanere anche aperto, eh? Ecco, a questo punto, dal momento che qui ho previsto di metterla prolunga per arrivare nel cassone vicino, bisogna saperlo prima ovviamente, perché bisogna poi dare lo spazio al nastro di passare sopra il fermo, il nuovo fermo. Ce ne sono due in dotazione con la prolunga, ovviamente, da qui parte il segnale e arriverà dall'altra parte. Il filo, come vi ho fatto vedere prima, che porta il segnale è schermato ed è anche molto lungo, troppo per me, quindi lo metterò dentro il cassone o lo farò passare addirittura sotto, adesso vediamo. Però questo è un punto importante da tenere in considerazione se si vuole montare la prolunga. Ok, allora circa 20 minuti di lavoro, ho fatto due cassoni, questo qui che vedete, il secondo con la sua prolunga, il filo l'ho nascosto all'interno del cassone, ovviamente il filo è isolato e non ci sono problemi, e comunque parliamo di 9 volt che non fanno male veramente a nessuno. Allora mi riservo di farvi poi il video sui risultati fra qualche settimana, qualche mese. Ovviamente non mi metto adesso a mettere una lumaca lì per vedere se passa o meno, e non mi va assolutamente di far del male a queste creature, quindi potrò solo vedere i risultati e dirveli nel corso dei mesi a venire, insomma. Quindi sono sicuro che ci saranno delle sorprese qui, ad esempio dove ho messo le mie lattughe, eccole lì. Lo scorso anno ovviamente ero infestato da lumache, e anche adesso che ho pulito il cassone prima di mettere a dimora tutte queste piantine, vi dico la verità, ma ne ho tirate fuori una manciata, saranno state una decina, 15 lumache. Ora spero di aver risolto in parte, perché qualcuna si sarà nascosta nel terreno, dovrò toglierla periodicamente, ma ovviamente se il sistema funziona e non ho modo di dubitarne, quando loro risaliranno lungo il legno prenderanno una leggera scossa qui tra i due elettrodi e eviteranno di proseguire e torneranno indietro. Ovviamente non è mortale, cioè non l'avrei preso in considerazione. Bene, è tutto per questo video, era una curiosità, volevo farvela vedere, non la conoscevo, forse molti di voi come me non la conoscevano. È bello anche aprire un po' la mente e il cervello su cose nuove, io sono molto curioso, e un giorno qualcuno ha detto: la mente è come il paracadute, funziona solo se la apri. Ecco, su questa citazione di chi era più colto di me vi saluto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e condividete il video se vi fa piacere. Ci vediamo prossimamente.